Buongiorno ragazzi, siamo a Firenze e mi sembra impossibile di essere a Firenze perché ieri ero a Bologna, ieri mattina a Milano, l'altro ieri a Milano, il giorno prima ancora a Trieste, quindi veramente sono una trottola in questi giorni e questa sera torno a Trieste, poi ad Amsterdam, quindi veramente non so nemmeno dove mi trovo. In questo momento però so di essere a Firenze, per fortuna, almeno una cosa sono in hotel e tra poco ci sarà l'incontro mio, quindi vado a pranzo e poi ho l'incontro con voi. Sono felicissima, sono sempre emozionata, continuano tutti a dirmi ma non ci sei abituata ormai? Hai fatto già tipo due tour, non ci sei abituata? No, tremo ogni volta come se fosse la prima, non mi abituerò mai, mi sto già impaperando. Comunque, oggi il tempo a Firenze è splendido, guardate che bellissimo, cielo azzurro e fa super super caldo e quindi sono contenta perché è come se l'estate si stesse insomma espandendo per me che sono tornata in Italia, perché ad Amsterdam faceva già freddissimo. Tra l'altro una cosa volevo farvi vedere, perché quando sono stata dal parrucchiere, da Coppola, a Milano, in tante mi avete chiesto come ho prenotato, perché vi avevo accennato che avevo prenotato tramite un'app e quindi volevo farvi vedere che questa è, questa non è l'app, questo è il sito e si chiama Vanidei e se vedete potete scegliere tra parrucchieri, unghie, epilazione, viso, spa, insomma hanno veramente praticamente tutti i trattamenti di bellezza e di make up, perché c'è anche il make up e io avevo fatto così, sono andata nella voce parrucchieri. Internet dell'hotel è giusto un attimino lento, non facciamoci caso, stavo impazzendo, tipo, ok. E qui ho scelto praticamente il mio parrucchiere, che era questo, e poi vi basta appunto prenotare da qua sostanzialmente. Io avevo fatto così, mi sono trovata benissimo, qui si sceglie tutto il trattamento, qui vedete dov'è appunto il salone, è molto molto semplice davvero, ma mi è piaciuto perché ho potuto scegliere subito il trattamento, subito l'orario e secondo me è molto molto comodo perché veramente su questo sito ci sono praticamente i migliori insomma parrucchieri, i migliori estetisti, i migliori truccatori eccetera. E da questo parrucchiere in particolare, da Go Coppola, mi sono trovata molto molto bene. E poi naturalmente ci sono tantissimi altri, appunto ci sono le unghie, l'epilazione, penso che ci siano anche l'extension alle ciglia, perché tanti saloni che fanno unghie, spa, insomma viso, fanno anche l'extension alle ciglia, che so che moltissime siete interessate all'extension alle ciglia. E un'altra cosa volevo farvi vedere, perché io in realtà non vi sto facendo vedere il sito, però si può scaricare l'app, che sia per iPhone che per Android, ed è molto molto più semplice perché poi in tipo non lo so 2 minuti riuscite a prenotare tutto quanto e appunto io mi sono trovata molto bene insomma. Quindi questo è il sito per chi me l'ha chiesto e adesso sostanzialmente io mi cambio e vado io finisco di prepararmi perché mi manca ancora il rossetto e poi scendo, vado a pranzo, sto parlando in triestino, rendiamoci conto, scendo, faccio il check out, vado a pranzo e poi vado sul luogo dell'incontro. Emozionata a dir poco, veramente, devo ancora mettermi lo smalto tra l'altro, quindi ci vediamo tra un pochino. Eccoci, siamo all'outlet e ci stiamo dirigendo, mi hanno detto che siete già in tanti là. Io come al solito sono emozionatissima, come sempre, ho anche la mia acqua qua e aiuto, a parte che questo outlet mi piace un sacco, magari avessi del tempo per fare anche un po' di shopping. Aiuto, emozione, siete tutte là, adesso mi vedrete probabilmente, yeah. Io sono qua nel negozio cubo che mi nascondo, però non hanno visto, mi sa, sì. Ciao! Sarete tutte nel mio vlog, salutate! Yeah! Che bello vedervi! Ciao! Ragazze che sarete nel mio vlog! Cosa volete dire a chi ci segue da casa? Timidissime, tutte timidissime. Ciao. Buongiorno ragazze, in questo momento sono a Trieste e a casa della mia cuginetta e sto filmando questo vlog da qua perché volevo unirlo al vlog che ho filmato invece a Firenze, perché non ho avuto praticamente tempo per filmare nulla se non quella piccolissima parte dell'incontro che
Devo dirvi la verità, allora, la presentazione del libro a Milano è stata veramente fantastica, c'era Filippa Lagerbach con me che è simpaticissima e insomma mi sono divertita veramente tanto ed è stato un successone, quindi, e poi so che il libro sta andando benissimo, quindi sono troppo contenta che vi stia piacendo, vi giuro, cioè, non avete idea, dopo averlo scritto, sapere che vi piace è una roba pazzesca, non so spiegarlo. E poi gli incontri con Roventa di Bologna e Firenze appunto sono andati alla grande, eravate in tantissime, nonostante a Firenze facesse, anzi a Barberino precisamente, facesse un freddo terribile, eravate in tantissime, ci siamo divertite un sacco, quindi volevo ringraziare tutte voi che siete venute a Milano, a Bologna e a Barberino, in provincia di Firenze, perché mi hanno detto specifica che in provincia di Firenze non è Firenze, quindi sto specificando. E al di là di questo, ragazze, là dietro, se riuscite a vederlo, c'è il mio libro, voilà, che devo ancora autografare, tipo a mia cugina che mi ha chiesto la dedica, naturalmente devo farla anche a lei. E tra l'altro sono a Trieste, mi state, sì l'ho detto che sono a Trieste, e tra l'altro mi state fermando in tantissime per la strada, quindi è una cosa che mi fa sempre piacere e voglio dirvi, continuate a farlo. Adesso cosa sto facendo? Sono pronta, prontissima, oggi molto sportiva con l'All Star e poi fa un freddo terribile, questa è una giacca che ho preso qua da motivi tipo 2 giorni fa per fortuna, perché mi ero portata solo roba estiva, in realtà adesso fa veramente freddo, oggi è il 1° di ottobre e quindi adesso mi dirigo verso il negozio motivi di nuovo, vado a vedere qualcos'altro, insomma, perché so che ci sono dei nuovi arrivi, e poi vado a prendere qualcosina da Sephora, tipo niente di che in realtà, niente di eclatante, ma ho finito lo struccante e la crema corpo, che ho sicuramente ad Amsterdam, ma qua a Trieste no, e se volete sapere i miei prossimi viaggi, allora, è una cosa assurda, adesso dovevo uscire, mi sa che staremo qua a parlare noi per un'ora, allora, io, praticamente torno a casa sabato, poi ho un giorno da passare ad Amsterdam domenica, lunedì vado a Los Angeles, sto tutta la settimana, torno l'11 di ottobre e molto probabilmente o il 14 o il 15 di ottobre, quindi starò a casa altri tipo 4 giorni, poi devo andare a Roma, poi penso che ritornerò a Trieste e poi devo tornare ad Amsterdam probabilmente per 3 giorni, 2-3 giorni e poi non è sicuro ma molto probabile che io debba andare a Parigi e quindi insomma voglio vedere, questo periodo è veramente un casino, ancora non ho deciso cosa devo fare veramente della mia vita o dove prendermi casa davvero, però una cosa certa, mi mancano un sacco i gatti, ma c'è questa mia amica che va sempre ogni giorno più volte da loro, e a parte che abita proprio là, quindi sta tutto il tempo da loro, sei innamorata tipo dei miei gatti e mi manda i selfie di lei con i gatti così, oppure li filma, mi manda i video quotidianamente perché la costringo letteralmente, perché devo sapere come stanno, e quindi perché agli incontri un sacco di voi mi chiedono come stanno i gatti, quindi voglio rassicurarvi che se anche magari non li vedete per un po' di tempo perché io sono in giro e i gatti invece sono ad Amsterdam a casuccia, voglio farvi sapere che stanno benissimo e quindi forse è l'ora veramente di uscire e ci vediamo tra un po'. Siccome praticamente non c'è nessuno in strada, sono stranissimo vloggare per le strade di Trieste perché ad Amsterdam ti guardano tutti, pensano vabbè, leggermente peggio a Trieste rispetto ad Amsterdam. Comunque volevo farvi vedere, sto passando davanti, questa era la mia scuola superiore per gli ultimi 3 anni e mezzo praticamente, quando ho fatto ragioneria era proprio questa e io entravo, adesso vi faccio vedere, io entravo, è stranissimo passarci, devo dire la verità, dopo tanti anni, e tra l'altro la mia università era praticamente alla fine di questa strada che è la zona delle rive, quindi di là c'è il mare, una zona bellissima, tra l'altro oggi è una bellissimissimissimissima giornata, mi sto abituando alle giornate di sole da quando sono in Italia, perché in Olanda veramente il tempo è pessimo in autunno, e ecco, questo era praticamente l'ingresso, questo è l'ingresso sostanzialmente della mia scuola superiore, solo degli ultimi 3 anni e mezzo praticamente, perché appunto prima fatto, per il 1° anno e mezzo ho fatto il liceo linguistico e niente, adesso mi sto dirigendo nel negozio, anche perché poi viene a prendermi mio papà e come sempre sono in ritardo, magari se si fa filmare ve lo faccio, ve lo presento anche mio papà, perché si fa fotografare ma non si fa filmare, quindi se lo convinco vi faccio un mini filmato così vi saluta. Tra l'altro una cosa che vi devo assolutamente dire è che quando mio papà va in vacanza si fa i selfie, perché lui adesso segue i miei canali. E allora, visto che io mi faccio i selfie, se li sta facendo pure lui,
Quindi io mi farò spedire tutti i suoi selfie e vi farò una specie di collage, perché vi giuro, mi ha fatto morire da ridere. Cioè, si fa sia i selfie così, tipo in balcone si fa il selfie, oppure allo specchio. Cioè, quindi è molto avanti mio papà. Ve lo devo assolutamente far vedere. Unità, sicuramente già ve la faccio vedere. Là c'è il mare, stanno preparando tutta la barcolana, tipo l'unica roba che succede a Trieste, la barcolana. E questa però è la splendida, splendida piazza Unità. Che se sei abituato a vedere non ti sembra granché, non lo so. Quando ci abitavo non l'apprezzavo così tanto, adesso l'apprezzo molto di più. Sono da motivi. La prima cosa che ho provato è questo mega poncho, veramente gigantissimo, è molto molto comodo e caldo. Mi piace che comunque ha le maniche, magari con questa maglia sotto non ci sta tanto bene, però sembra carino, non so, a parte i miei capelli sconvolti dalla bora, cosa ne dite? E questa sarebbe la seconda opzione, questa specie di maglione, che è questo maglione lungo, i bottoni. Sto comprando tutta roba iper iper calda, perché veramente ad Austin non si gela, mi hanno detto. Cosa ne dite? In realtà, visto che vado a Los Angeles, magari dovrei comprare tipo bikini e canotte, ma... Sono in macchina, mio papà non vuole salutarvi. Papà, di almeno ciao. Ciao, care. Ciao, care. E allora, tra l'altro, in questa libreria è in vendita il mio libro. Siamo andati a vedere, no? Qui c'è Sephora. Sì. Più avanti c'è la libreria qua. E c'è in vendita il mio libro. È stato stranissimo vederlo tra gli scaffali. Comunque, ho preso un sacco di roba da motivi, tra cui questo parka che sto indossando in questo momento, perché avevo veramente bisogno di giacche invernali, e tra l'altro qui a Trieste non ne avevo. E poi ho preso tutti questi maglioncini, è una borsa piccolissima ma un sacco di roba. Un maglioncino, due maglioncini, questa è la giacca che avevo prima su. E poi qua sotto ce n'è un altro, tipo questo, quello grigio lungo. Non ho preso il poncho stile messicano, perché non lo so, mi faceva una forma strana, anche se era carino. E basta sostanzialmente. Mi sa che io adesso vi saluterò nel nostro vlog, perché era giusto un'aggiunta al vlog di ieri, sperando di avere abbastanza abbastanza materiale. Ma vi prometto tantissimi vlog da Los Angeles, uno al giorno, forse. Spero di riuscire ad editarli, non so come sarà la linea lì in hotel, però io filmerò ogni giorno. Ok, ciao.